Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti. Allora, nuovo video che criccio, non che vi vada, sì, che criccio. Comunque, nulla, oggi sono uscita di casa perché dopo fare tante commissioni, ma anche bensì fare gli analisi, sì, solite cose, gli analisi del sangue, quelle robe lì. E oggi voglio truccare non con la Flawless 4, ma bensì con la Soapix Extra Spice, ovvero questa qua. Che a me piace tantissimo, scusate sto facendo una notification sul telefono, ma vabbè, adoro questa palette, mi piace da morire, non la uso sempre ma ogni tanto ci do uno sguardo e mi ci trucco anche con questa ed è fantastica, è la palette che ho sempre voluto da quando l'ho visto sul sito di Pink Panda. Si sto registrando attaccata al bastone del servizio perché non so come fare altrimenti. Comunque questa è la palette e mi sono truccata, se riesco ad aprirla, ok, con questo colore qua stamattina che l'ho utilizzato su tutto il resto dell'occhio, questo qui che non si vedrà mai bene ma vabbè, poi ho utilizzato questo per andare a fare un po' di luce negli occhi, non so se si vedrà mai ma questo è qua, è quello che vedete voi. Poi nulla, ho utilizzato solo questi due colori in croce, il Dreams e il Everyday, questo qua, altro niente ragazzi, i primi colori della fila, i primi colori 1 e 2, basta. Per quanto riguarda l'Extra Spice di Makeup Revolution, poi come mascara ho utilizzato sempre gli stessi che mi piacciono da morire, che mi piace anzi perché uno non ne apro troppi, tanto già so che si seccheranno anche se ne l'ho già comprati, cioè l'ho comprati mesi fa ma ho paura che si siano già seccati. Comunque sto utilizzando questo della Rimmel che è Scandalize Rolled, scusate se ti devo urlare, non sono io ovviamente ma si sa, Scandalize Waterproof. Sì, è Scandalize questo, della Rimmel, vedete? Sì. E niente, questo è lo scovolino. Lo scovolino normalissimo che acchiappa bene tutte le ciglia, perché acchiapparle bene non è che la acchiappa esattamente bene, però dà un effetto più sveglio, come si vuol dire, più o meno siamo lì. Cioè. Poi cos'altro c'è? La matita l'ho utilizzata ma poi l'ho rilevata perché ci ho mangiato e tutto e l'ho, sì, mi sono truccata ma solamente le labbra stamattina, null'altro, il viso come vedete non è tanto pieno di imperfezioni, però c'è, si vede che non ci ho messo niente, solo un po' di rasetto della, dove che l'ho messo, prendete un attimo che lo prelevo subito se lo trovo, no non è qua, o sì invece. Allora, in combo ho utilizzato Wycon con questa matita della Debbie numero 17, vi dico già che il tratto è questo, come potete ben vedere, eccolo qua, questo è il tratto. Poi ho utilizzato questa matita della Sublime Matte Matita, che sto dicendo, la matita del, no ancora matita, il rossetto della Wycon, Wycon, che cos'è, 604, sì, Dark Pink, questo qua, che se riesco a farvi vedere bene è un 13, ok, sì, si vede ragazze, sì lo so, la telecamera non rende giustizia ma vi dico che è quello Wycon, e questo è il rossettino che indosso io in questo istante, vedete? Sì, sta per finire perché lo sto strausando, ve ne dico a Miss Lilla 001, sì a Fabiana, perché mi ha regalato uno splendido rossetto, mi ha omaggiato di tante cose belle a partire da questo rossetto ed è stra bello, mi piace. Poi non ho utilizzato né terra né nulla, quindi altro, andiamo al dettaglio, che devo farvi un dettaglio, vabbè.
L'outfit non era questo, ma era una maglia nera che vi ho fatto vedere nel loro scorso video. E i jeans che qua mi ha tutta sporcata di trucco e altro non so cosa, ma vabbè, sono sempre la solita bambina piccola. E le scarpe sono sempre semplicemente delle Nike da passeggio, da corsa, cosa volete chiamarle voi. E la borsa è sempre la stessa, che ha il disegno come se fosse il disegno della commedia di Sephora. E basta. Come giubbotto ho portato un double fax, ovvero un giubbotto cappotto, che non lo qua, ma ovviamente ce l'ho in corridoio. Sì, il resto niente, ragazzi. Adesso vedete che mi ho messo questa maglia per stare in casa, perché ragazze, dovete sapere voi che in casa mia si sta bene fino a un certo punto, ma poi c'è il freddo bestiale, quindi vabbè, sì, da noi è venuto il freddo, come in tutta Italia, penso che sia in Sardegna. Ah, mamma mia, fa un freddo micidiale, vabbè. E poi altro devo dirvi, che cosa, questo non era un faccetto del giorno, era un video che criccio, che mi sa che ci includo se non siamo arrivati a troppi minuti. Vabbè, sono 6 minuti, boh, volevo includerci anche i prodotti terminati, ma no, dai, allora siamo già a 6 minuti, quindi io vi lascio. E vabbè, questo era un video così spartano, che criccio, per dirvi che in un altro video registro il video dei prodotti finiti, terminati, vabbè, basta, ciao.